Siamo al congresso SIO con il professor Ettore Cassandro, che ha appena moderato una tavola rotonda sulla malattia di Meniere. Professore, che cosa sta cambiando in questa patologia in Italia e non soltanto? Beh, in realtà stanno cambiando tante cose. La malattia di Meniere è una malattia multiforme, estremamente sfuggevole ai segni clinici classici. Per fortuna ci stanno venendo in aiuto una serie di lavori scientifici che hanno in realtà riportato alla eziopatogenesi dell'idropendo linfatica il momento chiave. Mi riferisco all'imaging, per esempio. Oramai è acclarato che una risonanza magnetica con un apparecchio a 3 Tesla fatta e eseguita dopo 24 ore da un'iniezione intratimpanica di gadolinio o endovena di gadolinio ci può chiarire una idrope non solo a livello cocleare ma eventualmente anche a livello labirintico, quindi in qualche modo dandoci anche una chiara lettura di quella che può essere l'evoluzione della stessa idrope. Gli altri aspetti molto interessanti sono legati alla genetica. Oramai sono state evidenziate una serie di alterazioni geniche, per geni che sono legati alla produzione di proteine che in più delle volte rientrano nella regolazione osmotica dei liquidi labirintici, quindi abbiamo ormai il conforto anche genetico di quello che noi in realtà avevamo in qualche modo sospettato. A questo vanno aggiunti tutti gli studi sulla connessione fra malattia di Meniere e emicrania, ma non tanto dal punto di vista clinico, perché quella è una cosa abbastanza, diciamo così, facile, ma perché questo ha fatto presupporre che ci fossero una serie di meccanismi eziopatogenetici alla base di questo problema, per in qualche modo spingerci a dire che addirittura la malattia di Meniere possa essere una forma cocleare di emicrania, perché ci sono tanti sintomi che nel 50% della popolazione menierica sono sintomi emicranici, quindi questa alta percentuale di sintomi emicranici in malattia di Meniere ci lascia, diciamo così, ben sperare che, continuando a studiare in questo filone, possiamo arrivare ad una migliore definizione, diciamo così, di questo binomio. Un ultimo discorso potrebbe essere anche quello della insufficienza venosa, e a questo proposito insufficienza venosa cerebrale. A questo proposito bisogna sgombrare subito il campo che non stiamo parlando della possibilità che con interventi chirurgici a livello di vasi venosi cerebrali si possa curare la malattia di Meniere, perché questo è stato in realtà un po' travisato dalla stampa, e quindi stiamo parlando al momento di valutazioni meramente scientifiche, di lavori sperimentali su questo argomento. Ecco, dal punto di vista vostro professionale, la sfida è anche un po' quella delle linee guida. Si è parlato anche di un rinnovamento delle linee guida, quindi significa che non ci sono ancora condivisioni dal punto di vista scientifico proprio sulla diagnostica, diciamo, e sulla terapia? Come abbiamo detto, la malattia di Meniere oggi ha tante certezze. Non vorrei neanche generalizzare su questo argomento, perché ci sono delle certezze legate alla possibilità di una diagnosi precoce e precisa, come dicevo appunto l'imaging, ma anche la diagnosi strumentale otoneurologica, come ha fatto chiaramente ben vedere il professore Casani. Diciamo che forse un po' è difficile poterla classificare sulla base dei segni clinici, perché i segni clinici a volte sono estremamente sfuggenti e mutevoli, non sempre sono contemporanei. Allora, nel momento stesso in cui parliamo di malattia di Meniere come una triade sintomatologica di ipoacusia, acufeni e vertigini, non sempre nella pratica clinica compaiono tutte e tre insieme. La ringrazio, professore, buon grazie lavoro. A lei, grazie.